E sono le 11:11 minuti, siamo all'interno della diretta speciale di Play qui dal Salone del Libro di Torino e voglio andare subito dritto nella prima parte di questa diretta speciale. Appunto, stiamo parlando di una puntata un po' rivisitata di Play, come l'anno scorso quando sono andato in diretta qui dal Salone del Libro. Non ho organizzato esattamente delle interviste, ma più dei dialoghi fra autori che hanno scritto dei libri che possono essere messi un po' in conversazione l'uno con l'altro. E abbiamo qua già di fianco a me i primi due dialoganti di quest'oggi. Per ADD Editore ha scritto il suo ultimo libro Il Groviglio Verde, Danilo Zagaria, che ritorna qui, ospite del Salone, qui da me. Ciao Danilo. Ciao Alessio, grazie mille e buongiorno a tutti. E poi, non da meno, assolutamente, un altro libro che parla del nostro rapporto con la natura, ci arriveremo poi, li affronteremo un po' meglio nel corso di questa chiacchierata. Per Edizioni La Terza, Enrico Camanni ha scritto La Montagna Sacra. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao a te e a tutti. Allora, non voglio dare per scontato che i nostri ascoltatori, insomma, abbiano già un'idea rispetto al vostro lavoro, anche al di là di questo singolo libro. Partendo da Danilo, ci puoi raccontare un po' che cosa c'è dentro questo groviglio verde? Cos'è questo groviglio verde? Sì, dunque, l'idea era quella di scrivere un libro sulle foreste, sullo stato attuale delle foreste a livello globale. E poi mi sono accorto, scrivendolo, lavorando, che parlare di foreste vuol dire parlare di tante cose. Vuol dire parlare di clima, vuol dire parlare di acqua, di idrografia, vuol dire parlare di biodiversità, la biodiversità che le foreste sostengono. E significa anche parlare di persone, perché spesso ci dimentichiamo che a livello globale tantissime persone, milioni di persone, vivono all'interno delle foreste, dipendono fortemente dalle foreste. Quindi alla fine ne è uscito un groviglio verde, nel senso che sono tante storie che io ho cercato di intrecciare a cavallo fra scienza e letteratura, perché questo è un po' la mia cifra. Io sono un biologo di formazione, quindi parlo anche da scienziato, da tecnico, ma lavoro in editoria e quindi cerco di metterci dentro anche tante storie. Esatto, sì, è un po' quello per cui ti conosciamo. Invece, che cos'è questa montagna sacra? Sacra in che senso, ad esempio? Montagna Sacra è uno spunto, un progetto che è partito 2 anni fa, di scegliere una cima del Gran Paradiso e di dire almeno lì non ci mettiamo più piede. Evidentemente non ci saranno divieti, non ci saranno multe, è una scelta libera che però ha un alto valore simbolico, perché mentre esistono montagne sacre un po' in tutto il mondo, in Europa, in particolare sulle Alpi, non c'è mai stato questo rapporto di rispetto totale con la natura. Allora, a mio parere, se fossimo diversi, se avessimo sviluppato un rapporto diverso, non ce ne sarebbe nessun bisogno, come non ci sarebbe bisogno dei parchi nazionali e dei parchi naturali. Invece siamo arrivati a un limite, io credo, che riguarda il pianeta, evidentemente. E allora una montagna sacra, cioè una montagna sacra in senso laico e non in senso confessionale, certo, dove io decido che è più grande di me e quindi non ci metto piede, può essere uno spunto di riflessione. Poi io nel libro parlo sostanzialmente del nostro rapporto con l'ambiente alpino negli ultimi 50 anni e quindi è un discorso molto più ampio, insomma. Chiaro, non la singola montagna è un po' lo esatto, spunto per allargare, esatto, per allargare il discorso. E anche fuori onda, prima di iniziare questa diretta, ci trovavamo sui punti di distanza e punti di vicinanza di questi due testi, perché le vette di cui si parla qui sono quelle in cui non ci sono le foreste, questo a prescindere dall'attività umana. Oddio, forse se proseguiamo ancora così con l'acceleratore sulla crisi climatica, forse a un certo punto anche sulla cima delle montagne arriva qualche foresta, ma insomma, al di là di questo, le foreste sono più basse e quindi c'è una differenza a questo punto di vista, ma in realtà anche una comunanza, nel senso che le problematiche rispetto al nostro rapporto con questo tipo di ambienti per certi versi si assomigliano. Non so, Danilo, se hai... Beh, certo, sì, il discorso sulle foreste ovviamente ci fa pensare immediatamente alla deforestazione, no? Al fatto che soprattutto in alcuni paesi del mondo, e dobbiamo guardare alla fascia tropicale del pianeta, la deforestazione ancora oggi è un problema notevole, no? Su cui dovremmo ragionare e, come diceva poco fa...
Enrico, forse pensare delle zone sacre non sarebbe male, anche se in certi paesi questo sta già avvenendo, no? Dove ci sono, come dicevo prima, persone che abitano il folto della foresta, popoli indigeni di vari paesi, di vari continenti. In quei casi lì c'è un'attenzione particolare a preservare un ecosistema che è anche la casa di alcune persone, no? E quindi molto spesso, se si va a vedere i rapporti internazionali, i progetti di vario genere, le persone che vivono all'interno delle foreste sono, come dire, i custodi, no? delle foreste stesse, e spesso vengono coinvolte all'interno di questi progetti. Quindi penso che sia un discorso molto interessante il fatto che non dobbiamo pensare soltanto alla foresta come un ecosistema naturale, ma qualcosa che ci è molto vicino e che è connesso anche a noi come esseri umani. E passando alle montagne, allora questa è un'altra problematica che non è soltanto naturale ma anche sociale, cioè gli indigeni delle nostre montagne, delle montagne alpine, sono quelli che stanno scomparendo dalle montagne, le stiamo disabitando, e forse è un tassello da tenere in considerazione nel percorso di una gestione migliore della montagna. Ma certo, diciamo che il turismo, soprattutto quello di massa, sembrava la soluzione per tutto, perché credevamo che ci sarebbe stata neve per sempre. Credevamo che bastasse appunto portare la città in montagna per creare benessere. Si è rivelata un'illusione. E da un lato il turismo ha tamponato l'emigrazione, non solo sulle Alpi, è un discorso che vale per un sacco di posti nel pianeta. Però il turismo non basta, anzi il turismo a volte diventa invasivo, mangia se stesso, si dice, no? Cioè mangia proprio quei valori per cui io vado in un posto dove spero di trovare la foresta, l'animale, il paesaggio, il silenzio, e poi non trovo niente perché ci sono troppi turisti che me li hanno fatti scappare o me li hanno distrutti. Quindi è un discorso molto più complesso. Di sicuro il turismo non è sufficiente per frenare questo esodo, anche se evidentemente oggi città e montagne si stanno unendo sempre di più a livello culturale. C'è poca differenza ormai tra un bambino che nasce a 2000 metri e un bambino che nasce a Torino o a Milano dal punto di vista culturale. C'è grande differenza invece dal punto di vista del territorio, quindi bisogna imparare, a mio parere, a vivere i territori in modo diverso pur dentro una cultura che ormai è globale. E qua secondo me dici l'elemento centrale, cioè bisogna imparare appunto a cambiare il nostro approccio, ed è un equilibrio molto molto delicato secondo me, perché adesso ritorno a Danilo. È vero che tenere fuori il più possibile persone a determinate aree naturali può essere la scelta per preservarle, dall'altro poi se distacchiamo troppo le persone che magari appunto sono nate in città dall'ambiente naturale, si ritrovano a vivere in un ambiente totalmente artificiale, e quindi insomma bisogna trovare un po' quel limite, no? Fra avvicinare le persone alla natura ma con il rispetto necessario, che immagino non sia così facile. Certo, non è assolutamente facile, soprattutto per chi è nato, per esempio, come me in città, no? È cresciuto. E io, insomma, questo libro ho deciso anche di scriverlo proprio per questo, perché a un certo punto mi sono reso conto che uscivo di casa a fare due passi nel mio quartiere e non conoscevo le piante che c'erano nel mio quartiere. Quindi io mi sono detto, ma forse è il caso che cominciamo ad occuparci anche delle piante, no? Al di là delle foreste in sé, ma proprio cercare di scoprirle meglio. E questo è un discorso che oggi vale anche, per esempio, in letteratura o comunque nel discorso culturale in generale, no? Le piante sono proprio lo sfondo, no? L'ultimo aspetto che dobbiamo forse scoprire, no? Abbiamo cominciato a farlo con gli animali, cercando di tirarli dentro, no? E cercando di allontanarci progressivamente dal nostro antropocentrismo, e adesso forse, come dire, l'ultima frontiera sono proprio le piante, no? Quindi io, insomma, sono convinto che in futuro, nei prossimi decenni, si parlerà sempre più di piante, e si parlerà anche sempre più di piante in città, che è un discorso anche molto delicato, no? Adesso non so, qua a Torino per esempio negli ultimi anni si è parlato molto, no? Di alberi che devono essere tagliati, alberi da cambiare, insomma, è un discorso anche che anima molto le persone, no? Perché se io sono nato e fuori da casa mia c'è un boschetto di tigli, io quel boschetto di tigli lo voglio a prescindere da tutto il resto. Però questo si interseca con tantissimi altri discorsi, la gestione della città, la vita cittadina, il cambiamento climatico che è molto rapido, e quindi alcuni alberi non riescono a stare al passo. Insomma, quindi la città è un luogo caldo, non sembrerebbe perché la immaginiamo lontanissima dalle foreste, ma in realtà, insomma, nei prossimi anni sicuramente parleremo molto di alberi in città. E qui mi pare ci sia proprio un filo conduttore che mette insieme tutti gli ambienti naturali, e in ambienti naturali ci mettiamo non anche si può separarli. No, esatto. E ci siamo dentro anche noi,
Perché noi spesso parliamo del rapporto tra uomo e ambiente, ma noi siamo ambiente, l'uomo è natura, ma noi siamo natura, quindi è sbagliato proprio in termini questo. Oppure separare la città dalla foresta, ma come diceva lui non c'è separazione, perché la foresta entra in città e la città entra nella foresta. Cioè dobbiamo smettere di pensare a categorie chiuse. Esatto, soprattutto il tema della biodiversità, che viene visto come appunto qualcosa da preservare perché è prezioso e basta, no? È da preservare anche perché ci serve questa biodiversità, perché se radiamo solo un ambiente naturale, poi gli insetti che impollinano, anche le piante che noi mangiamo, eccetera, eccetera. È tutto legato. Però abbiamo citato, hai citato Danilo, la letteratura, il ruolo della letteratura in tutto questo. Allora voglio passare ad Enrico per provare a ragionare su questo. Voi siete scrittori, appunto, magari non come unico ruolo all'interno della vostra vita, però insomma siete anche scrittori. Che cosa può fare un libro? Come può veicolare questo tipo di ragionamento? Ma io ho fatto tante cose nella vita, soprattutto giornalista, adesso faccio lo scrittore perché me lo posso permettere e ho tempo. E devo dire che, senza portare l'acqua al mulino proprio, però mi sembra che in questo momento i libri abbiano veramente importanza, perché c'è sicuramente una crisi enorme, diciamo, dei giornali tradizionali, che sono asserviti, diciamo, ai poteri vari e fanno fatica ad approfondire certe tematiche, tra cui questa. Quindi vanno sempre dietro alla notizia dell'ultimo momento. Su internet abbiamo un'enormità di informazione, cioè oggi sappiamo tutto, però un libro come il suo o il mio, che ti centelli dagli argomenti e te li organizza, te li mette a posto, secondo me è utilissimo in questo momento, specie se dietro c'è un approccio onesto, perché un libro deve essere onesto, cioè bisogna raccontare le cose possibilmente come stanno. Ognuno di noi ha un'idea, però non possiamo censurare le idee degli altri. Il problema è che il libro permette di andare a fondo, mentre invece altri strumenti di cui abbondiamo, a parte che ci frastornano perché siamo ormai bersagliati, non hanno quella profondità. Quindi il libro paradossalmente è più importante oggi nell'era di internet di quanto forse lo fosse 50 anni fa. Danilo, cosa ne pensi? Sottoscrivo tutto ciò che ha appena detto Enrico. Posso aggiungere, ecco, che magari la letteratura secondo me potrebbe giocare anche un ruolo importante, no? Io appunto ho una formazione scientifica e tutti i giorni mi confronto con il fatto che i dati, i grafici, i numeri sono difficili, no, da comunicare, anche per chi fa divulgazione. Quindi molto spesso serve una storia, no, per portarli al grande pubblico. Ecco, forse oggi la letteratura potrebbe dare anche una marcia in più da questo punto di vista, ma anche per provare a ragionare sul linguaggio. Molto spesso oggi facciamo molta fatica a trovare le parole giuste per descrivere qualcosa. Un esempio a caso, l'intelligenza vegetale, no, di cui si parla molto. Ecco, già usare il termine intelligenza è complicato, perché veramente una parola complessa, no, da definire, ha tantissime declinazioni. Quindi forse la letteratura potrebbe aiutarci con il lavoro di scrittori e scrittrici che insomma usano la lingua, no, tutti i giorni, magari a tirare fuori qualche nuovo termine, qualche lessico, un vocabolario nuovo per raccontare il mondo naturale, che come dicevamo prima insomma è il mondo in cui viviamo e di cui facciamo parte anche noi. Tra l'altro l'impressione è che forse effettivamente la letteratura stia anche raccogliendo questa urgenza, perché secondo me c'è urgenza e c'è molta necessità proprio dal punto di vista dei lettori, di persone che non sono artiste in nessun modo ma vogliono ricevere un determinato tipo di storie. Ho l'impressione che la letteratura, quindi sia che si parli di saggistica sia anche di narrativa, stia raccogliendo questa sfida, sì, più prontamente di altri, sì, di altri ambienti, al cinema o in musica. Il tema c'è, ma mi sembra molto, sì, molto meno affrontato. Invece la letteratura ha raccolta subito questa necessità. È vero, poi noi avevamo un grande deficit, secondo me, divulgativo in Italia e un pochino stiamo colmandolo, perché il problema è raccontare le cose con un linguaggio comprensibile, però giusto, anche corretto, non superficiale. Ecco, questo lo facevano benissimo gli anglosassoni e lo fanno benissimo, tant'è che tu leggi un saggio ti sembra di leggere un romanzo. Questa è la sfida, e in Italia ci stiamo avvicinando lentamente, ma neanche troppo lentamente. Una volta c'era Piero Angela e quattro altre persone, adesso c'è più offerta. E
e dal punto di vista dei lettori che cosa vi dicono? Che cosa, insomma, questi libri sono anche occasione per conversazioni, per scambi con chi vi legge? Ma sì, io sono andato in tantissime scuole con il libro precedente, ho iniziato adesso poi a farlo anche con questo nuovo, e io insomma amo andare nelle scuole, parlare con i più giovani, e trovo che sono veramente informatissimi comunque su questi temi. Veramente io faccio il paragone con la mia generazione, insomma io andavo a scuola alla fine ancora 20 anni fa e c'è veramente un abisso. E trovo che molto spesso siano precisi e attentissimi, fra l'altro anche a come dire, ai dettagli, no? Al fatto che sì, tu hai scritto un libro, ma per esempio non so, la carta con cui è stato prodotto questo libro, ma viene dalle foreste, quindi parli di foreste, però hai usato la carta, com'è questa cosa? E quindi lì bisogna entrare proprio nei dettagli, no? Utilizzare un linguaggio giusto, corretto, e mostrare il mondo per quello che è. Io cerco sempre in realtà di come dire, cercare di dimostrare che il mondo è anche un groviglio, no? Quindi che ci sono tantissimi aspetti che devono essere considerati, quindi aspetti scientifici, naturalistici, economici dentro, no? E a questo loro sono enormemente interessati, no? E trovo che quindi quello è sempre un gran bel dialogo, ecco, nelle scuole. Enrico, forse allora, ritornando al ruolo della letteratura, forse può essere uno dei tanti ruoli della letteratura di queste tematiche, può anche essere quello di rilanciare rispetto a questo entusiasmo, perché forse quando parliamo appunto dei giovani con questo entusiasmo e con questo interesse rispetto all'ambiente, diciamo beh, allora loro sono a posto, non ce ne occupiamo più, e invece no, bisogna... No, nessuno è a posto, perché per difendere qualcosa bisogna conoscerla. Io trovo retorico pensare, quando si dice devi proteggere, ma io non proteggo una cosa che non conosco, e conoscerla bene, cioè conoscerla a fondo, quindi non basta mai. È vero che c'è un'informazione maggiore, molto, ma noi eravamo molto più asini, però molto più politici, diciamo, tra virgolette. Oggi è il contrario. E allora c'è sempre bisogno di andare oltre, insomma. Chiaro, chiaro. E allora, per chiudere, vorrei ritornare un attimo appunto specificatamente ai libri che avete scritto. Se ci potete lasciare insomma qualcosina di specifico, insomma qualche elemento magari che avete scoperto voi stessi nello scrivere questo libro, che vi ha colpito, qualcosa che vi è rimasto. Parto da te, Danilo. Sì, ma allora dunque, io ho cominciato il libro, come faccio di solito, in realtà da metà, non vado in ordine, no? Dalla prima pagina all'ultima, e alla fine poi ho recuperato ciò che volevo raccontare nella prima parte, che erano insomma raccontare delle foreste non propriamente conosciute e che non rappresentassero l'idea così immaginaria di foresta che si ha, no? Quindi l'Amazzonia o comunque le foreste tropicali, i boschi europei. Ho cercato di andare un po' al di là, per esempio il libro si apre con le foreste di mangrovie che ci sono nel Golfo del Bengala fra India e Bangladesh, no? E quindi cercare di esplorare a fondo queste foreste attraverso la letteratura, attraverso gli articoli scientifici mi ha dato molto, perché erano luoghi che appunto non conoscevo bene neanch'io, e come diceva adesso Enrico, insomma bisogna veramente conoscerli a fondo, no? Quindi li ho studiati tanto e credo che siano interessanti, perché proprio non raccontano ciò che abbiamo già sentito, no? Quindi sono storie nuove e lo sono state prima di tutto per me, quindi spero che lo siano anche per chi leggerà. Enrico, qualcosa della... Ma io ho cercato di fare un'operazione di questo genere. Oggi diciamo che un certo ambientalismo, anche un po' da salotto, è molto di moda. E questo può essere positivo, perché si parla di certe cose, ma può essere anche molto negativo, perché si rimane sulla superficie. Allora mi sono detto, ma non è che le cose nascono così come i funghi. E quindi ho cercato di ripercorrere una storia, anche perché ho una formazione storica, almeno di 50 anni, cioè capire dai limiti dello sviluppo, dei famosi limiti dello sviluppo del Club di Roma 1971, che cosa è capitato relativamente alla montagna, ma la montagna è una metafora, insomma. Chiaro. E sono capitate un sacco di cose, e da un certo punto di vista ci sembra che non sia cambiato niente, da altri punti di vista è cambiato tutto. Quindi ho cercato di sistematizzare questa cosa con un linguaggio però da racconto, ovviamente, anche perché è il mio lavoro. Chiaro, chiaro. Allora adesso ci prendiamo magari un momento con la musica. Salutiamo intanto Enrico, perché sappiamo che ha un altro appuntamento. Grazie, quindi a voi. Grazie mille per questa chiacchierata. Magari ancora un paio di domande per Danilo, quindi se ha tempo gliele pongo dopo. Quindi un brano e ci salutiamo tra poco, ma intanto grazie mille Enrico Camanni, questo è il suo libro.
Rientriamo in onda qui su Play, siete sempre in collegamento con il Salone del Libro, infatti l'audio che sentite magari è un po' diverso dal solito, c'è un po' di brusio di fondo, lo sentiamo anche noi qui in cuffia, e c'è qui vicino a noi, vicino al nostro stand proprio, c'è lo stand di Greenpeace con scritto Deforestazione Zero sullo sfondo, e visto che abbiamo qua ospite Danilo Zagaria che ha scritto un libro dedicato proprio alle foreste, volevo provare un po' a ragionare con lui su questo tema, ritornando su alcuni punti che abbiamo toccato in precedenza, ovvero il fatto che sia appunto un groviglio tutto questo, cioè la presenza o l'assenza di una foresta di per sé non ci dice moltissimo sulla salute di un territorio, perché una foresta piantata laddove ci sarebbe una prateria è qualcosa che va a sconvolgere un ecosistema, e invece magari una foresta che viene abbattuta per un qualche motivo appunto importante per la popolazione indigena che abita lì è, insomma, ha un altro senso, non so, insomma, è tutto più complicato di quanto sembri. È tutto un grande groviglio. Esatto. Sì, fra l'altro vedendo stand di Greenpeace mi ricorda la mia giovinezza da attivista di Greenpeace, quindi ecco. Sì, c'è un legame in cui tra l'altro mi occupavo proprio di foreste. E dunque sì, la deforestazione allora è un problema globale, anche se bisogna, come dire, distinguere le zone, perché oggi la deforestazione è un gravissimo problema soprattutto nella fascia tropicale, che fra l'altro, mannaggia noi, è proprio la zona in cui ci sono i più alti livelli di biodiversità al mondo, no? Quindi lì è veramente un gravissimo problema. In altre zone invece la deforestazione è un problema minore ed è anche legato al fatto che in tante zone del mondo in realtà le foreste sono qualcosa che non è più una vera foresta originale, vergine, come viene definito, ma in realtà sono boschi che hanno un legame con gli esseri umani ormai da millenni, no? L'Italia per esempio è un paese di boschi che sono gestiti da tanti secoli, che hanno subito un processo di cambiamento profondo, no? Nel corso del tempo. Tra l'altro, appunto, se in alcune aree del mondo la deforestazione porta alla distruzione di milioni di ettari ogni anno, per esempio in Italia invece i boschi sono in espansione, no? Come dicevamo poco prima di iniziare la chiacchierata. Quindi oggi, se guardiamo per esempio l'Italia, i boschi stanno tornando, e sono tornati nell'ultimo secolo di tanto, cioè se andiamo a vedere per esempio le cartine degli anni 30 dell'Italia, la copertura boschiva era più o meno la metà di quella odierna, no? Quindi è un fenomeno poco conosciuto, che è dovuto al fatto che tante di quelle aree che erano coltivate o che erano adibite a pascolo sono state abbandonate perché le persone non hanno più gestite, sono andate magari a vivere in città, e i boschi sono tornati. Però invece la deforestazione nei paesi dove è un problema ancora notevole, ed è spesso legata ovviamente alle politiche economiche di un paese, è, come dire, causata sostanzialmente da quello che è il cambio di uso del suolo, cioè si taglia la foresta dove vengono poi installati grandi allevamenti, grandi pascoli, aree coltivate, oppure anche c'è l'espansione urbana. Quindi insomma possiamo vedere quegli aspetti lì che sono quelli che tirano la deforestazione in alcuni paesi, anche se oggi guardiamo comunque a livello globale la deforestazione è in calo rispetto ai decenni precedenti. Questa è un'ottima notizia, chiaramente poi bisogna vedere le singole aree. Io aggiungerei un elemento in tutto questo, cioè da noi i boschi sono cresciuti senz'altro perché le aree montane si sono spopolate, ma anche perché buona parte della deforestazione che avviene altrove è a nostro beneficio, cioè gli allevamenti, le coltivazioni che andiamo a produrre deforestando le fasce tropicali sono per lo più per le nazioni ricche del pianeta, cioè anche noi, quindi abbiamo semplicemente cambiato bosco da disboscare. Certo, questa, come dire, è una storia quasi di neocolonialismo alla fine, no? Noi dipendiamo ancora da prodotti che arrivano per esempio dal Sud America, no? E che sono prodotti a danno delle varie foreste che ci sono tropicali, che ci sono in quelle zone. Quindi quando importiamo soia per esempio per dare da mangiare ai nostri animali da allevamento, la stiamo importando da zone dove una volta probabilmente c'era una grande foresta, no? Quindi bisogna fare molta attenzione a questo. In realtà l'Unione Europea lo sta facendo, perché adesso verrà poi introdotto un regolamento che vieterà l'importazione di tutti quei prodotti che sono, come dire, originati da situazioni in cui la deforestazione ha avuto un ruolo principale. Ovviamente ci vorrà molto tempo per adeguarsi a questo regolamento, però è un primo passo importante per dire che se io voglio utilizzare quel prodotto o quell'altro, lo devo fare senza intaccare appunto le foreste che ci sono in altri paesi. Quindi credo che sia un passo importante. Esatto, sì, il rischio è quello appunto di
dell'invisibilità dei prodotti che utilizziamo, certo, di quello che consumiamo, viene, gli effetti sono tutti altrove, che è qualcosa che ci porta, adesso apro una parentesi su un altro argomento, ad esempio sull'energia rinnovabile. Consideriamo a volte molto impattanti gli impianti eolici semplicemente perché tutti gli impatti ambientali dell'energia che abbiamo utilizzato fino adesso erano altrove, non abbiamo la piattaforma petrolifera vicino a casa, e invece dobbiamo forse un po' abituarci che quello che consumiamo, che sia cibo, che siano prodotti, che sia energia, ha un peso da qualche parte, che certo può essere regolato, ma insomma non possiamo escluderlo del tutto e non possiamo sempre caricarlo su altri. Certo, assolutamente. Fra l'altro, per quanto riguarda l'utilizzo del legname, no? L'Italia è un paese, no, di artigianato, no? Di persone che lavorano, creano mobili, insomma, con il legno, quindi usiamo tanto il legno ed è anche una cifra storica, no, del nostro paese. Tuttavia, se andiamo a vedere i dati, oggi l'Italia è uno dei paesi che importa più legname, quindi anche per un motivo che è quello della tutela del territorio italiano, no? Quindi c'è tutto un filone di studi, di pensiero, ma anche di divulgazione sul fatto che oggi le foreste in Italia non vengono toccate per diversi tipi di vincoli, quindi un vincolo ambientale, vincolo paesaggistico, ma questo si traduce poi in un, no, in un prelievo dall'estero di legname che comunque utilizziamo e che comunque è una risorsa che, se ben gestita, può essere una risorsa considerata rinnovabile, il legno. Assolutamente, assolutamente. Quindi insomma, questi sono un po' alcuni dei temi che ruotano attorno a questo groviglio verde scritto da Danilo Zagaria. Forse un po' siamo andati fuori tema, forse tanti argomenti li abbiamo lasciati fuori, ma in realtà anche meglio così, perché così vi lasciamo la voglia di leggere il libro, altrimenti ve l'avremmo raccontato tutto qui e non ce ne sarebbe più motivo. Vi ricordo allora il titolo, Il groviglio verde, il sottotitolo Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza, l'ho scritto appunto Danilo Zagaria, l'ha pubblicato per ADD Editore, quindi in questi giorni di Salone lo trovate allo stand di ADD Editore, altrimenti lo si può acquistare online o fisicamente nelle librerie, insomma, i modi normali in cui comprare i libri. Grazie mille Danilo davvero e alla prossima. Grazie a te Alessio, grazie, buona giornata a tutti. Un po' di musica e ci sentiamo tra poco.